La seguente testimonianza è tratta dal libro di Fra Gianluigi Pasquale intitolato 365 giorni con Padre Pio, alla pagina 116. L'autore del libro ci riporta un'epistola scritta da Padre Pio ad Anita Rodote in data 6 febbraio del 1915, epistola raccolta nell'epistolario numero 3 alla pagina 54, ma ecco cosa scrive Padre Pio. Tutta la vostra vita si è spesa nella rassegnazione, nella preghiera, nel lavoro, nell'umiltà, nel rendere grazie al buon Dio. Se vi avverrà di sentire ridestarsi in voi l'impazienza, ricorrete subito alla preghiera, considerate che stiamo sempre alla presenza di Dio, a cui dobbiamo rendere conto di ogni nostra azione, buona o cattiva. Soprattutto poi portate il vostro pensiero sulle annichilazioni che il figliuolo di Dio ha sofferto per nostro amore, il pensiero delle sofferenze e delle umiliazioni di Gesù. Voglio che siano l'oggetto ordinario delle vostre meditazioni. Se il praticherete, come son certo, in breve tempo ne sperimenterete i salutari frutti. Una tale meditazione vi sarà di scudo per difendervi dall'impazienza, allorché il dolcissimo Gesù vi manderà dei travagli, vi metterà in qualche desolazione, vorrà fare di voi un bersaglio di contraddizione. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.